Signor Prefetto, la provincia di Potenza, la regione, continua a essere ancora in qualche maniera retoricamente chiamata Isola Felice. In effetti dai suoi interventi sentiamo, avvertiamo questo dolore, non lo è più. Ma io penso che non ci sono porzioni, parti del nostro territorio, del nostro paese, dove si può affermare in maniera incondizionata che il fenomeno criminale, quello delle mafie, non sia presente. Lo ha detto nell'ultimissima parte del suo intervento, ancora prima del presidente Grasso, il ragazzo che ha sintetizzato in maniera efficace il senso di una presenza criminale che oggi non ha frontiere. Non è stato qui nemmeno in Basilicata. La nostra realtà, certo, con le difficoltà che sul piano economico e sociale avverte, è comunque una realtà permeabile al fenomeno criminale. Ci sono ovviamente modalità e ci sono condizioni che hanno determinato nel tempo, negli anni, in Basilicata, nelle province di Potenza e di Matera, in maniera differente il radicamento di fenomeni criminali anche autoctoni. Lo hanno evidenziato in particolare qui nella nostra provincia le ultime attività di polizia giudiziaria, ma anche sul piano della attività di prevenzione che è sviluppata per esempio dalle prefetture attraverso l'adozione di strumenti e misure che hanno connotazione preventiva, mi riferisco alle interdittive antimafia, che quando vengono assunte testimoniano intanto una efficace capacità di prevenzione appunto e di scudo della parte sana dell'economia di un paese, ma al tempo stesso dimostrano che le modalità di infiltrazione della criminalità e della criminalità organizzata anche da noi sono modalità sotterranee, pericolose e che rischiano di condizionare pesantemente questa porzione di territorio. Comunque una idea di un messaggio di speranza, di positività si può lanciare? Assolutamente, c'è una fortissima reazione che coinvolge tutte le istituzioni. Quando si dice che lo Stato c'è sempre stato, ma lo Stato non può mai rischiare di abbassare la guardia. Insieme con lo Stato però è necessario che ci siano tutte le istituzioni e a fianco alle istituzioni anche la comunità civile e le nostre giovani generazioni. Oggi abbiamo avuto un esempio che trovo davvero stupendo di una presenza di ragazzi delle nostre scuole che nelle due ore di intervento di storia vissuta raccontata dal presidente Grasso non hanno mai fatto mancare per un solo secondo la loro attenzione. Quindi il futuro, siamo fiduciosi, stiamo dando buone speranze. Le generazioni più giovani rappresentano la nostra vera speranza e verso di loro dobbiamo impegnarci al massimo. Quindi ecco perché scintille di futuro, eccole qua.